La prima cosa che ho fatto oggi è dirle a Gonzalo su questo. Le ho detto buon compleanno perché era il suo compleanno. Io credo che lui ha detto quello che deve dire. È un lavoro di squadra, certo, 100%. Dobbiamo lavorare tutti insieme per raggiungere gli obiettivi, ma chiaramente l'allenatore e i giocatori più importanti devono essere davanti, così gli altri ti possono seguire. Io credo che ho detto tante volte che per me la partita più importante è la prossima, con l'Slovan, Europa League, per arrivare primi nel girone, che può essere importante, non si sa mai, ma può essere importante. E dopo guardiamo le altre partite. Sempre ho detto che per me vincere ogni partita è un obiettivo. Sappiamo che queste partite saranno importanti perché siamo, vogliamo essere più alti in classifica e dopo abbiamo la Supercoppa, ma soprattutto la prossima, Slovan, per me è la più importante. Sì, questo che dice è vero, sono diversi. Credo che in tante partite, anche pareggiando, la squadra ha avuto la partita in mano e la squadra ha creato per vincere la partita, e qualche errore, qualche falta di mancanza di mestiere per gestire la partita, abbiamo pareggiato, ma sono diversi. L'ultima partita con l'Empoli abbiamo fatto 6 tiri in porta in 23 minuti e la partita era sotto controllo, abbiamo fatto un errore e abbiamo iniziato ad avere problemi. Questo chiaramente lo sappiamo e vogliamo vedere il Napoli che sappiamo che c'è, che è un Napoli che ha qualità, che gioca un buon calcio e che vince le partite facendo una buona partita sempre. Lui ha detto una cosa semplice, che vediamo ogni allenamento. Lui si impegna, lui lavora e lo fa anche durante le partite. I numeri e sui, con rispetto al passato, sono anche meglio in tante cose, ma chiaramente ancora non sta giocando al livello che noi sappiamo che può giocare e che ha giocato tante partite. Ripeto che lui ha fatto 3 volte 2 reti con noi, e all'inizio dell'anno scorso diventava un campione un'altra volta, di un'altra dimensione, e oggi è un giocatore che le manca questa fiducia di recuperare quello che lui ha fatto tante volte, recuperarlo durante le partite. E per questo io, che sono allenatore, devo decidere. E io voglio recuperare Marek, l'ho detto tante volte che è importantissimo, ma per recuperarlo posso parlare con lui, lasciarlo in panchina e vedere come reagisce, o posso parlare con lui e farlo giocare, perché così lui può dimostrare in campo il suo livello. E per questo domani giocherò Hamsik e altri 10. Non è facile spiegarlo, sennò qualsiasi che parla o scrive in un giornale aveva la soluzione, e non abbiamo bisogno anche di allenatori. Credo che noi, dopo tanti anni, sappiamo che può succedere, e la chiave sarà sempre lavorare di più. Parliamo con loro, guardiamo i video, come ha detto Christian, analizziamo tutto, andiamo in campo, facciamo l'allenamento, facciamo il lavoro tattico, offensivo, difensivo, ripartenza, tutte queste cose, e parliamo anche o lavoriamo anche con i singoli per evitare queste cose. E ancora succede. Che dobbiamo fare? Lavorare di più. È così semplice. Se tu hai, in questo caso, 25 bambini che sono figli tuoi o ragazzi che tu devi provare a sfruttare il massimo di loro, che devi fare? Lavorare di più, parlare con loro, analizzare le cose e dopo lavorare in campo. E questo lo facciamo ogni giorno, tante volte, con i singoli, con il reparto difensivo, con tutta la squadra. Ma ancora succede? Ripeto, la soluzione è lavorare un po' più, e cambiamo anche la maniera di farlo, no? Perché qualcuno può pensare no, ma fanno sempre lo stesso. Cambiamo ogni allenamento, facciamo i giocatori pensare. La metodologia, l'ho spiegato tante volte, è farle capire, farle pensare, non farle ripetere schemi, ma facciamo anche schemi e facciamo anche lavorare i giocatori per capire che può succedere e che cosa devono fare. Secondo te è possibile o no? Secondo me sì, è possibile. Noi lo abbiamo pensato, abbiamo analizzato il vantaggio e lo svantaggio e abbiamo deciso di darle fiducia a Rafael. Questo non significa che non abbiamo fiducia in Mariano, ma credo che Rafael aveva bisogno di fiducia, e per questo è un portiere giovane di futuro, di qualità, con certa esperienza nel suo paese, che ha vinto tanto là.
E abbiamo deciso di darle più fiducia a lui e dopo aspettare e vedere il momento giusto. Questo chiaramente, credo che sia stato Auriemma che ha scritto questo, e si vede che lui non sa che ogni partita, da quando io sono qua, dopo ogni partita, la polizia c'è sempre, perché lo fanno loro, è una cosa che fanno loro, ma credo che lui ancora non l'ha capito. E mi sembra che è stato un po' una volta distratto. Io sono tornato a Castelvolturno, ero da solo nel pullman del Napoli e c'era la scorta. Io non conto nulla, appunto, sì. Per chiarire questa cosa. Sì, mi ha sorpreso, perché uno che è qua di tanti anni che faccia questi errori mi sembra un po' strano. No, chiaramente io ho parlato di equilibrio tante volte. Credo che, ripeto, la partita dell'Empoli è una partita che se poteva vincere, si facciamo gol all'inizio e cambiava tutto. No, non è stato così e abbiamo fatto gli errori. Con questo, per me, dobbiamo ancora lavorare di più, ma non succede nulla. Succede che non siamo vicino, che non siamo... Certo, ma come sono convinto che la squadra lo farà bene e lo farà meglio, è una questione di vincere le prossime partite del campionato. Quando sono 3 punti per ogni partita, cambia in 2 o 3 settimane cambia tutto. Le faccio una proposta e giuro che non è indecente. Le faccio rinnovare il contratto a Napoli per un anno, le costruisco la squadra per lo scudetto, lo vince e poi però l'anno prossimo saluta, perché Del Bosque va via e diventa il CT della nazionale. Me la firma? Quanti soldi hai per garantire? Di soldi, Rafa, di soldi ne parliamo in privato. Sai, però per le esempio, garantisco un anno, vince lo scudetto e diventa CT della Spagna. Firma? Te dico per esempio che... per garantire queste cose non si può garantire, perché sempre un'altra squadra può essere più forte che la tua. Ma per fare una squadra, una società diventare di un certo livello, io sempre ho detto, per vincere o avere la possibilità di vincere durante 25 anni, non vincere una ogni 25 anni. Se devono fare tante cose, la prima cosa è spalla a spalla, lavorare tutti insieme, perché un pareggio o 3 punti di svantaggio o 6 punti di svantaggio non devono cambiare un'idea, non devono cambiare, non direi un progetto, perché non è facile parlare di un progetto, no, nel calcio italiano, ma direi la possibilità di avere la stessa mentalità, la stessa idea di calcio e arrivare con questa idea a un traguardo importante. Ho sentito una volta un ex calciatore che parlava di se si faceva la resistenza e la forza e dopo si faceva la velocità. Questo era quando io giocavo a calcio. Adesso si lavora per essere a un livello alto tutto l'anno. L'anno scorso abbiamo, all'inizio senza andare al Bosco, abbiamo arrivato alla fine vincendo la Coppa Italia con una squadra con tantissima intensità a livello fisico. Abbiamo visto la partita con la Roma fino a un mese con tanta intensità e l'altro giorno, credo, ripeto, inizio della partita molto bene. Che può darsi che un giocatore è più basso che un altro a livello fisico, sì, ma in questa partita, questa, te dico l'ultima, i numeri erano simili delle altre partite a livello fisico di intensità. Soprattutto non è quanto, questo che guardiamo la TV, quanti chilometri hanno fatto, questo non conta. È alla intensità che si fanno, è lo che fa la differenza veramente, e siamo più o meno allo stesso livello. Come diceva tuo compagno, è una questione di allenamento. Se fa per migliorare il lavoro, la tecnica individuale, noi facciamo tutto il riscaldamento con la pala per provare a darle un po' di fiducia anche ai giocatori con la sua capacità tecnica. Dopo facciamo un lavoro di possesso abitualmente per dare alla squadra la possibilità di gestire la pala e farlo bene con un obiettivo o senza un obiettivo chiaro. Questo le dà fiducia, se lo fanno bene, chiaramente lo fanno bene tante volte, e dopo proviamo a fare tiri in porta o a fare la tattica alla fase difensiva o a fare il lavoro di ripartenza o a giocare partite. Oggi abbiamo fatto una partita, un calcio ridotto con 3 squadre con molta intensità per recuperare la palla e subito andare a fare gol. Questo si fa così, io lo faccio da 25 anni e le squadre arrivano, giocano bene, hanno intensità, fanno tanti reti e non subivano tanti, perché le squadre che io allenavo non subivano reti, questa subisce. Dobbiamo ancora lavorare con loro per gli automatismi, per capire loro. Il primo gol che abbiamo subito, abbiamo perso la palla per una decisione sbagliata, abbiamo perso la palla
per la seconda decisione. Gioco una palla che non devo giocare con un avversario alla spalla e vado a fare un appoggio invece aspettare, e dopo i giocatori che erano facendo il lavoro del recupero hanno fatto i movimenti che non abbiamo fatto abitualmente. Lo abbiamo parlato, lo sanno, ti dicono sì, è vero, e questo è un problema mio. Perché? Perché devo lavorare di più, così loro faranno meno errori di questo tipo. Che facciamo? Più tempo, più lavoro, più analisi, più video, più parlare con i singoli, più lavorare con il riparto, e lo facciamo. Io quando leggo qualcuno che dice no, sembra che non fanno, mi sembra una mancanza di professionalità tremenda. Chiudiamo con Pianeta Napoli. Non lo pensiamo neanche. No, dico per voi, perché io, qui il problema adesso con la comunicazione, con il social network, è che se parla in internet, qualsiasi persona che parla, uno che va a una radio, uno che dice un procuratore, come dicevo una volta, il cugino del primo, il nipote che dice no, perché non fanno, perché fanno, non sanno nulla di che si fa in una squadra professionista, perché qui, come in tante squadre, sicuro si lavora tantissimo sulla fase offensiva, la fase difensiva, la ripartenza, la tattica, sul singolo, sul riparto e sulla squadra. E video, noi che abbiamo tutti i programmi che si possono avere per analizzare le partite, che facciamo clip, che ogni calciatore prende un pendrive con tutte le immagini di quello che lui ha fatto dopo 2-3 settimane, dopo ogni partita, credo che l'analisi lo facciamo e dopo andiamo in campo e tante volte si vede, se no una squadra non fa quello che ha fatto questa squadra l'anno scorso. Che ancora dobbiamo fare più cose? Proviamo. Può essere, ma sempre dico che la parola chiave è equilibrio. Equilibrio. Quando noi abbiamo fatto questo, all'inizio è andato molto bene e dopo abbiamo perso un po' il controllo del centrocampo. Perché? Perché se loro giocano un 4-3-1-2, la gente parla, no, sì, due attaccanti, uno dietro, e erano in inferiorità al centrocampo. Il giocatore chiave dell'altra squadra è il centrocampista centrale, che è il regista che ti fa girare la palla e controllare la squadra. Se perdiamo il controllo di questo giocatore, che lo abbiamo avuto durante certo tempo, perdiamo il controllo della partita. Può darsi che con due attaccanti, se hai un centrocampo fortissimo, se gli esterni fanno il suo lavoro nella fase offensiva anche difensiva, se può fare, sì, ma può darsi che se noi abbiamo giocatori di altre caratteristiche, che hanno altre qualità, dobbiamo sfruttare quello che abbiamo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Mediaset.